Abbiamo già visto le tre leggi di Keplero, ma fu Newton a dare una spiegazione fisica e a dimostrare le tre leggi di Keplero, scoprendo qual è la legge della gravitazione universale con cui si attraggono due qualsiasi masse. Consideriamo per semplicità due masse puntiformi, vanno bene anche due masse sferiche, dal momento che vedremo si comportano dal punto di vista gravitazionale come se fossero le loro masse tutte concentrate nei loro centri. La forza di attrazione gravitazionale che scoprì Newton tra queste due masse è riassunta in questa formula, la legge della gravitazione universale di Newton. Qua vediamo anche il disegno che fa vedere due masse puntiformi o sferiche che si attraggono con una forza di gravità che è proporzionale alle masse, è inversamente proporzionale al quadrato della distanza fra le masse, della distanza fra i loro centri per la precisione, e è diretta lungo la retta che congiunge i due corpi. Questa costante di proporzionalità G maiuscola si chiama la costante di gravitazione universale di Newton. Newton stesso ne diede una stima molto vicina a questo valore, che oggi è il valore comunemente accettato, un valore molto piccolo. Vediamo infatti questo 10 alla meno 11, che vuol dire che la forza di gravità è molto debole, e per avere delle forze di gravità intense dobbiamo mettere insieme delle masse molto grandi, per esempio la massa di un intero pianeta come la Terra o del Sole addirittura. Se invece noi vogliamo calcolare la forza di attrazione gravitazionale fra due oggetti non molto grandi, per esempio fra due persone, immaginando come se fossero due masse puntiformi, per esempio poste a un metro di distanza, la forza che esce fuori è molto piccola, molto debole, per colpa di questa costante di gravitazione universale che è molto debole. Per esempio, se noi vogliamo calcolare la forza di gravità con cui si attraggono due masse da un chilo poste a un metro di distanza, allora il risultato è numericamente uguale al valore della costante G, solo che è espresso in Newton. Si tratta di praticamente una frazione di un miliardesimo di Newton, quindi una forza assolutamente trascurabile. E se vogliamo calcolare l'attrazione di gravità fra due persone da 50 kg, poste sempre a un metro di distanza, otteniamo una frazione di milionesimo di Newton. È per questo motivo che non vediamo le persone attrarsi gravitazionalmente in modo evidente una verso l'altra. O magari le vediamo attrarsi, ma non gravitazionalmente. Tornando alla legge della gravitazione di Newton, è molto intuitiva, perché è chiaro che se le masse sono più grandi, la forza diventa più intensa, e se la distanza tra le due masse aumenta, la forza diventa più debole. Qua ci sono degli esempi, si parte con due masse M1 e M2, se raddoppiamo una delle due masse, raddoppia la forza, e infatti vediamo che le due masse si attraggono con forza doppia 2F. Se raddoppiamo entrambe le masse, la forza di attrazione quadruplica, perché raddoppia questa, raddoppia l'altra massa, quindi per 2 per 2 viene fuori un fattore 4, infatti la forza fra le due masse quadruplica. Vediamo ora che succede invece tenendo fisse le masse e invece variando la distanza fra le due masse. Queste sono le due masse a una certa distanza R tra i loro centri, che si attraggono con una certa forza F. Se noi raddoppiamo la distanza, da R passiamo a 2R, la forza ovviamente diventa più debole, ma non diventa la metà, cioè non è inversamente proporzionale alla distanza, ma inversamente proporzionale al quadrato della distanza. Quindi la distanza raddoppia, la forza diventa un quarto, come si vede qua, F quarti. E se la distanza triplica, la forza non diventa un terzo, ma diventa un nono, F noni. Questo perché la forza è inversamente proporzionale, non rispetto alla distanza, ma al quadrato della distanza. Qua vediamo un grafico che ci fa vedere come diminuisce la forza, l'intensità della forza di gravità all'aumentare della distanza fra le due masse, la distanza di separazione. Per distanze piccole la forza è più grande, per distanze maggiori la forza diventa più piccola, perché è proporzionale all'inverso del quadrato della distanza. Qui c'è un esempio, il calcolo della forza di gravità fra due masse, due sfere da 110 kg, poste a 5 metri di distanza tra i centri. Basta applicare la legge di Newton, come abbiamo visto negli esempi precedenti, e viene fuori comunque una forza piccola, 3 per 10 alla meno 8 newton.
Il libro dice che questo risultato è circa un millesimo del peso di una zanzara, quindi forze di questa così piccola intensità non si possono avvertire nell'esperienza quotidiana. Ecco perché noi non vediamo proprio visibilmente l'attrazione gravitazionale fra masse, diciamo, di uso quotidiano.